Siamo con noi Alfredo Bedendo e Giancarlo Savoia, fate le mani. Poi abbiamo anche anni 60, anche Raffaele Castellini. Speriamo di non sbagliare gli anni, perché così vuol dire che gli do troppi anni. Luciano Venturini, anni 80. Anni 90, ancora tiene duro con quel suo record dei 15 gol, ma credo che, non so se resisterà tanto questo record. Comunque con noi Nico Penzo. E poi andiamo all'attualità. E poi le dovrei annoverare anche tra gli ex calciatori degli anni 2000, che adesso però fa parte dello staff tecnico, Alessandro Mazzola. E questo qua si assomigliano, che è il team manager dell'Hellas Verona. E poi andiamo con lo staff tecnico, preparatore atletico Mauro Marini. E poi aiuto allenatore, credo, Nicolini Enrico, me lo ricordo ancora nelle figurine panini dell'Ascoli. E poi andiamo al secondo allenatore in seconda, Roberto Bordini, l'ho tenuto in ultima non perché è meno importante, ma perché è il più importante, almeno nel momento attuale, Andrea Mandorlini. Nostro condottiero e mister, poi faremo una presentazione migliore, tanto li presentiamo per nome. E poi i calciatori che sono qui presenti, partiamo da chi è venuto prima. Sì. Il preparatore dei portieri Hermes Morini. Le agita. Sono agitato, scusate, non sono abituato a avere queste platee. E poi i giocatori, partiamo da chi è venuto prima, Juanita Gomez. E abbiamo lasciato per ultimo capitano, mio capitano, Mimmo Maietta. Tante parole, un po' come Mimmo, io se sono qua lo devo tutto al Presidente, quindi siamo tutti qua per lui, lui assolutamente non ci ha mai abbandonato e niente, abbiamo vissuto tanti momenti bellissimi insieme e lui tanti li vive ancora con noi. Ha ricordato tanti numeri e tutto questo non poteva succedere, non sarebbe successo se non ci fosse stato lui, quindi è difficile, è poco. Dirgli soltanto grazie per tutto quello che ha fatto Giovanni per me, per Mimmo, per tanti altri e per voi tutti. Quindi sarà sempre il nostro presidente per sempre. Quindi tante parole, credo che servano proprio.